Alle nostre spalle l'ex casa di riposo Giovanni XXIII, ormai chiusa da tempo, una situazione preoccupante anche per gli ex dipendenti e tutto ciò che ruota attorno ad essa. Accanto a me l'ex commissario di questa struttura, Ignazio Genna, che è stato anche protagonista di una vicenda giudiziaria che si sta avviando a conclusione. Ecco, parliamo di questa casa di riposo e della situazione in cui versa. Ma la situazione in cui versa è sotto gli occhi di tutti, è un stato di totale abbandono, di degrado. Purtroppo la situazione penso che sia irrimediabile. È irrimediabile perché si vede a occhio praticamente, perché è irrimediabile, perché una casa di riposo da 5 anni chiusa, è chiaro tutte le strutture, tutto quello che ci vuole, tanti soldi spesi e cose varie, e nessuno è più in condizione di fare, di spendere e vuole prendere in mano questa cosa. Per quanto riguarda i dipendenti, pare che la situazione si stia evolvendo al meglio, nel senso che c'è un decreto assessoriale che in questi giorni stanno chiamando, hanno mandato le email a tutti praticamente, o in parte praticamente, che vengono assorbite presso la struttura regionale con il titolo di OSSE, operatore socio sanitario. Quindi devono prima fare un corso a costo zero, che il corso addirittura si sta svolgendo in fase di inizio, ancora non iniziato, ma in fase di inizio. Il 14 luglio c'è stata la riunione operativa, il 20 dovrà iniziare, ma ancora pare che c'è qualche giorno temporeggia questo ente di formazione che deve preparare le OSS. Una volta preparate le OSS dovrestero transitare nel ruolo delle strutture regionali, quindi pare che la situazione si stia evolvendo in qualche modo. Il problema è degli arretrati, degli stipendi arretrati, che secondo me ci sono vari problemi. Io stesso praticamente ho fatto un decreto ingiuntivo e ho visto che ci sono, il mio avvocato, l'avvocato Barraco, ho visto che ci sono zero somme da pignorare nella tesoreria dell'Unicredit, che è la tesoreria della casa di riposo. Altra situazione che c'è in atto, che si potrebbe dare un piccolo speraglio, ma nulla di che, se non una donazione, se non un po' di soldi, è una donazione di circa 300, da 330 a 770, non si capisce bene la cifra di liquidità, che praticamente una signora ha lasciato in eredità testamentaria alla casa di riposo, che ancora tutti, e più qualche immobile, e ancora tutti i commissari che stanno succedendo da 2 anni a sta parte non riescono a svincolare queste somme, perché è chiaro, c'è tutta una burocrazia e una procedura da fare, e questo praticamente è un danno ancora per la casa di riposo, un ulteriore danno. Io mi auguro che questa casa di riposo ci sia un inventario, perché a guardarla all'esterno c'è vetro rotto, tutto quanto, non vorrei che qualcuno si intrufolato, perché era tutto a posto, tutto in ordine, ho lasciato tutto a posto, tutto in ordine quando sono andato mio. Purtroppo è una pagina brutta della casa di riposo, da quando me ne sono andato io, è una pagina veramente triste.